nel terzo video assaggio. Mamma mia, oggi abbiamo bellissimi prodotti da provare, ovviamente sempre di più salati, sempre di più dolci che salati. E quindi niente, io direi di iniziare tranquillamente. C'è anche Ramona con noi. Ok, da cosa iniziamo? Ovviamente se vi siete, mentre le sceglie, se vi siete persi i video unboxing, i video assaggi, fermate e andatele a rivedere. Quindi allora, io direi di iniziare con questo, ok? Perché ho proprio paura. Quindi, Spice. Vai. Allora, noi non abbiamo capito. Sono tipo dei... sono dei wafer caramellati, ricoperti. Di solito questi qua sono sempre al miele. Però io non ho capito. Quindi, vediamo. Il bello proprio di questi video è assaggiare. Sì, vediamo un po'. Gross. No, è Space il marchio. Perché c'è sta la R... super, cos'è un po' l'odore dei Lotus? Guarda. Bello. Questo è miele, eh? Sì, è decisamente azzeccato. No, è miele. È caramello. Riesco a capire. È una cialda. Morbida. Dentro, vedi? Dentro c'è il ripieno. Ma è o il caramello e... possiamo fare pure metà di questa, se sì. Tipo... non riesco a capire. Allora, la cialda si sente. Forse è il caramello, però. Non è appiccicoso, non è gommoso. È come se poi si sciogliesse completamente. Però, sinceramente, non è male. Che mi fa wow. Ah, è buono. Che si sente la cialda tipo del... poi suppongo che sia o miele. Caramello. Caramello. È molto dolce. Molto dolce. 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 Cioè, io non riuscirei mai a mangiarmi tutta la ricerca. Però è buono. La consistenza. Forse questo... nel gelato, nella vaniglia anche, sì, pure il riso messo sopra, secondo me molto, pure fior di latte, no, però a me no, buona, non è male, cioè è carina come cosa, no, niente di che, cioè non mi dice niente, sufficienza penso sia più che ok, dobbiamo continuare per forza col dolce. Sì, io direi di toglierci questo, facciamo dolce amaro, dolce amaro. Kinder Dark. Dark e Milk. Wow, è scurissimo. Vai, fai vedere. Dentro c'è il latte. Ci voleva qualcosa di fondente. Nonostante sia fondente. Molto buono. Non è un fondente amaro, molto amaro, anche perché forse c'è anche il latte. Oh, buono. Questo è l'unico prodotto fondente che riesco a mangiare. No, 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 mi piace pure a me, molto buono. Ci sta, un bel 6,5. 6 va bene. Sì. Marchio KSK. Boy Buang. Buang. Barbecue. Però c'è questo aglietto. È mais. Sì, mais. Le nostre confezioni un'altra volta. Aromatizzate con aglio barbecue. Col barbecue, penso. Meraviglio. L'ho viste tutte a terra. Aglio. No, non manco barbecue. Ma prendo, ma... ok, sembra okay, le nocciole. Okay. Wow, è pienissimo. Ma non li vedo salati, però. Beh, è caso così. E il mais. Wow, si sente l'aglio. Io lo sento. Yeah. Non senti il suo gusto? No, è barbecue. Tu dici che è barbecue? No, è l'aglio. È l'aglio. Schifo. Però
Non sono neanche troppo salate. No. Il bello è che all'inizio è molto lieve. Questi sono proprio buoni. Buono, buono. Proprio salato, sai, si sente solo la base. Questo gusto forte finale. 8. Spero che non ci abbia rovinato i miei gusti per i prossimi, però. Quindi io direi a questo punto di bere. Prendere Ramune. Ora. Cola Ramune. Cola Ramune. Ramune, Ramune. Si vede? Ok. Vai. Ma io non so. La prima devi togliere tutto il suo sigillo. Ok. Attenta, va proprio. E adesso allora, aspetta. Questo vedi qua c'è una palla di vetro. Una palla di vetro? Sì. Ok. C'è una pallina. Ah, perché tu questo lo devi schiacciare forte su. No, aspetta, aspetta, aspetta. Devi girare il tappo. No. Questo si leva. Ho detto di questo. Questo lo devi schiacciare forte sopra. Però fallo vedere. Ma si vede. Te la mantengo io. Non va. Non va. Io penso che si faccia così perché quello così ha fatto. Aspetta, non romperla, altrimenti non la potremo bere. Ma sicuro? Sì. Dopo 7 anni ce l'abbiamo fatta. Cioè sta qui sta pallina e qua c'è il buco. Vai, prendi i bicchieri. Te la rende frizzante. Wow. Ma sta sempre cavero. Sì, non si scende. È orribile. Mi sa fanno a bere. Ma boh, ci riesco a capire, tipo la mia faccia all'inizio. No, non mi prendo davvero. Riproviamoci. Dopo 3 ore parapia. Tre perché 3 ore. Ok, quindi anche per me 3. Vai. Vai. Dolce. Cookie M&M's, cioè, aspetta, cioccolato double chocolate con gli M&M's. Dai, no, questi sono gli Smarties. Non li fanno con gli M&M's che ti spacchi il dente mentre. No, sempre M&M's, però hanno fatto solo gli Smarties. Non ti ispira perché ne abbiamo passati di tutti i colori. E ricorda un po' quelli a Mars, l'odore. Hai preso anche quello più grande. Già un po' più biscottoso. Buono? Ci mettiamo il latte. Wow. No, siamo migliorati. Buono. Ma non abbiamo provato la versione chiara. Non esistono. Sì, quelli da piccoli. No, sono molto buoni. No, buoni. Anche quella versione piccolina erano molto buoni. No, sono buoni. Dai. Un bel 7,5 ci sta. No, per me 6, niente di che. Forse preferisco più quelli chiari. Proprio biscotto. Sì. Questi siamo molto curiose. Della Testi. Xox. Non lo so. Xox snack. Testi snack. Gusto barbie, no, gusto bacon, no, no, gusto pulled pork. Prego, a lei l'onore. Siamo da oggi registrando, quindi tutto quanto qua ci siamo bevuto, quanto liquido. E questi mi vengono spacco di parte. L'odore ci sta. Eccoli qua, tipo quelle là bacon, il rodeo, come si chiama? No, no, amico, no, non è il rodeo. Sono buone, però una più croccante. A parte, un po' più salato, un po' più. Si sente solo questo sapore un po' di carne, un po' di. Molto subita la patatina. Pure come croccantezza, non ci siamo proprio.
Prendi queste con la polverina, vedi? Queste sono più marcate. Però c'è una pecca, non sai che cos'è? Peperoni, non capisco. Una pecca non sai che cos'è? È la patatina proprio in sé. No. La stessa cosa, tra queste e quelle sono più buone quelle. Ah sì, assolutamente. Il mais. 5 e mezzo. Sì, infatti anche per me 5. Il prodotto di questo video, questi che ti stai mangiando, il mais. Sì. Il mais è come dolce, la barretta, no, i M&M's, i biscotti. Ok. Ok, anche questo video è andato. Noi speriamo che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.